Ciao Marco, buongiorno. Volevo ringraziarti ancora per il coaching dell'altra mattina. È sempre interessante potersi scambiare delle idee, dei riferimenti e delle nuove nozioni per poter migliorare se stessi, perché come dici tu non basta solo volerlo, ma bisogna anche mettere insieme tutte le azioni necessarie per poterlo fare. Grazie ancora e parva favilla a tutti. Parva favilla a tutti, buongiorno, episodio 13. Grazie Monica per la tua testimonianza, perché veramente ci riempie il cuore quando persone che in qualche modo entrano in contatto con noi e ci fanno sentire che abbiamo restituito loro qualcosa di interessante. Oggi parliamo un attimino di gratitudine, perché su miglioramento.com abbiamo pubblicato l'evento che stasera Modi a Campora realizzerà per High Performance, che è una trasmissione in diretta proprio sul tema della gratitudine. È importantissimo riuscire a capire per quale motivo noi dobbiamo essere grati per tutto ciò che sperimentiamo dalla mattina quando ci alziamo fino a quando andiamo a letto. Ma spesso, troppo spesso, siamo disabituati a vedere che tutto quello che ci circonda non ci è dovuto. E allora Modi con Assunta Corbo questa sera si intratterranno con tutti coloro che vorranno approfondire questo tema direttamente parlando del potere della gratitudine. Per questo potete andare sul sito miglioramento.com, leggere l'articolo e poi trovare le istruzioni su come collegarvi e conoscere meglio sia High Performance, che è questa società che si occupa di promozione e formazione per il miglioramento personale e professionale, e sia per quanto riguarda questa scrittrice giornalista che già ha realizzato un libro, Dire, Fare, Ringraziare, che parla proprio del potere della gratitudine. Annunciamo la collaborazione con Radio Free, una web radio che trovate su internet all'indirizzo che ora il suo patron vi darà, e ovviamente speriamo di sentire i nostri podcast anche nella loro programmazione, e vi lasciamo con l'aforisma del giorno. L'aforisma di oggi è tratto da un pensiero di Giorgio Faletti. I ricordi hanno bisogno di molto tempo per sparire, ma gli basta un nulla per riaffiorare. Una voce, un suono, un'immagine, un profumo, un odore. Parva favilla a tutti, per oggi abbiamo concluso l'episodio 13. Ricordiamo a tutti i nostri contatti, che sono miglioramento.com e telegram.me/fb.
PF Podcast, quindi telegram.me/PF Podcast. Grazie. Amici del web, ciao Marco, ciao a tutti, grande gruppo innanzitutto, mi piace tantissimo e sono contento di farci parte. E volevo parlarvi un po' così in maniera in sintesi di Radio Free. Radio Free è nata nel 2008 da un gruppo di amici, dalla passione di un gruppo di amici per la musica e per la radio soprattutto. Era inizialmente radiofree.it, quindi un progetto interamente italiano. Dall'anno scorso è diventato straniero perché abbiamo spostato la sede a Toronto, in Canada. Per motivi di tasse e anche perché non credevo più nel sistema, nella gestione del sistema musicale in Italia. Quindi dall'anno scorso siamo diventati radiofreelive.com. E perché ascoltarci? Perché, ecco, diversamente da quello che propinano le radio, i grandi network, noi siamo sicuramente una piccola realtà, però ecco, abbiamo una programmazione molto vasta sia per genere musicale che anche per l'intrattenimento. Siamo liberi, quindi liberi dal discorso commerciale, dagli spot lunghi, ripetitivi dei grandi network. Facciamo un po' di musica a 360 gradi, anche intrattenimento, notizie sociali, sia sociali che di attualità, quindi cerchiamo di tenere compagnia i nostri seguaci, i nostri ascoltatori. E abbiamo anche un discorso molto diretto, un colloquio, se vogliamo chiamarlo così, con i nostri ascoltatori attraverso i social. Infatti volevo ricordare un po' che siamo su Facebook con Radio Free Live, su Twitter con Radio Free Live appunto, su Instagram con Radio Free Live. Basta cercarci un po', cerchiamo di essere presenti un po' su tutti i vari social. Abbiamo anche un canale YouTube che da poco stiamo cercando di riattivare, che si chiama Radio Free Italia. E gli altri contatti, i nostri contatti, beh, c'è questo contatto di Telegram appena nato, poi c'è il contatto WhatsApp, quello è il 345-51-35840. Poi al limite Marco vi darà tutti gli altri link o io stesso più tardi nel gruppo. Grazie per questo spazio, grazie se ecco, volete. Potete venire ad ascoltarci e così anche da partecipare ai nostri numerosissimi programmi divertenti e di intrattenimento sul web. Grazie a tutti!